Salve a tutti, sono Erika Labbe, ho 19 anni e sorpresona non sono una sardina. Ringrazio la suddetta pagina Emila Matteo Salvini per aver esposto il mio nome ovunque, facendo sì che mi arrivassero in direct insulti pesanti, minacce di morte, intimidazioni varie. E materiale pornografico. Cioè, come se per arrivargli dei dick pic c'è bisogno di Matteo Salvini, come se noi arrivassero 10.000 dick pic al giorno, come all'ultimo dei scaldabagni, normale. Esordisce. Poi però si concentra sulla foto e a questo punto decide di rivelare come sono andate davvero le cose in quel viaggio in volo accanto all'ex ministro dell'Interno. Questa foto l'ho condivisa con i miei amici per evidenziare l'incredibile coincidenza di prendere un volo low cost e ritrovarsi seduti insieme a Salvini. Il gestaccio era piuttosto rivolto alle persone a cui ho inviato la foto privatamente, non aveva nulla a che vedere con Salvini, il quale sappiamo di tutti, il quale anche le vicini vari, no? Vabbè, ne si pulisce. Non sono di sinistra e non sono di destra, ah, sei grillino, allora. Spiega. Poi infine ci tiene a sottolineare la sua distanza dalla politica, anche se quello scatto probabilmente dice esattamente il contrario. Di politica mi importa ancora poco. Probabilmente tra qualche anno avrò modo di capire al meglio ogni questione legata ad essa. Ma come cazzo parli? Non mi aspettavo un'esposizione mediatica di questa portata. Ah, beh, certo. Non te lo aspettavo, sicuramente. Sicuramente non capisci come funziona internet, no? Sicuramente sei una boomer. Sinceramente non sono minimamente interessato a diventare famosa per qualcosa che ho fatto con tutt'altre intenzioni. Mi spiace se le persone si sono sentite chiamate in causa, ma questa foto, nulla di ciò era mia intenzione. Infine la ragazza parla degli attacchi che ha ricevuto sui social, in questione afferma un piccolo appunto, il cyberbullismo esiste, quest'oggi ne sono stata vittima. Beh, poverina. Le parole possono calmare più di quanto crediate, scrive. Questo purtroppo non sembra essere un parere condiviso, mi piace tantissimo. Allora, questa qua fa la foto su Instagram, che lei fa il dito medio a Salvini mentre dorme. È difficile, francamente è difficile. Cioè, non è difficile, però. Viene scomodo difendere Salvini che proprio poco fa ha fatto una cosa odiosa come quella roba di dire la droga fa comunque male subito dopo la frase su Cucchi, no? Fare questa cosa non posso dire. E voglio aprire una parentesi qua che quello che gli ha fatto la domanda, il signor Billecci, quello con la lisca che fa domande con la lisca, che lavorava per Repubblica prima, adesso lavora per Fanpage. Ha fatto un milione di servizi per Repubblica, adesso proprio sia con Fanpage. Questo Billecci ha fatto benissimo a fargli quella domanda, ha fatto benissimo a specificare. Insomma, ha fatto bene a fargli dire quella cosa là. È molto triste che nessun altro giornalista, tutti quelli che erano intorno, quando lui disse: posso dirlo? Posso dirlo? Non gli abbia detto: scusi, ministro, ma se fa un accostamento del genere, poi non si rende responsabile di dirlo. Questa è una roba da codardi, una cosa del genere. Nessuno l'ha detto, nessuno si è preso questa briga, solo Billy, diamo tutta la responsabilità a Billy, tutto l'accollo a Billy. Non è possibile questo fatto, ovviamente. Billy ha fatto il suo, che io Billy ci do
non lo stimo per nulla, tutta la sua carriera di domande tendenziose su Repubblica. Però ho fatto bene a fargli le domande, eccetera. Comunque, stavo dicendo, la signorina non si aspettava, poverina, tutto questo ritorno. Ma di che stiamo a parlare? Come quell'altra, quando gli disse, andando vicino, quell'altra ragazza, e gli disse: posso farmi una foto con te, tutta sorridente, cosa? E poi a tradimento disse: sei una merda letale. Poi lei si è pentita, no, è rimasta stupita, che la roba è diventata virale. Stupiscono e si pentono, si stupiscono e si pentono. Io dico, queste cose qua ben vengono perché non siamo in Cina. Per fortuna o purtroppo. Però, visto che le fate, poi prendetevi la responsabilità delle vostre azioni, no? Abbiate il coraggio delle vostre azioni. Invece no, non lo volevo fare, no? Solo perché ti riversano della merda. Allora, se ti riversano della merda, dei minus abens, ti riversano della merda, non le fare queste cose, perché lo sai che poi andrà a finire così. Lo sai il ritorno che ci sarà. Questo. È molto interessante anche la signora Murgia è spettacolare. La satira, l'ironia, la provocazione sono per natura loro irriverenti, cioè non fanno la riverenza, sono l'arma, in molti casi la sola, con cui una persona socialmente debole può attaccare un potente, un indifeso può attaccare il forte e un piccolo può sbeffeggiare un grande. Perché di beffa si tratta, non di altro. Questo ho visto, quando ho visto la foto della ragazza che sull'aereo faceva il lito meglio a Salvini, dormiente, ho pensato proprio questo, di beffa si tratta, perché la ragazza non augura la morte, non minaccia, non insulta a bontà sua. In quel momento non l'avrei fatto, ma non vorrei abitare in un mondo dove non potesse essere fatto, appunto. Immediatamente dopo ho pensato, ora questa ragazza avverrà esattamente l'opposto. Il potente prenderà la sua faccia, come ha fatto altre volte con le mie ragazze, persone comuni che lo avevano criticato, sbeffeggiato. Queste persone comuni gli avevano augurato la morte a Salvini. E per quanto si possa pensare che Salvini sia squallido, becero, per quanto Salvini sia squallido, becero, se tu ti metti al suo livello, sei squallido, becero anche tu, mi pare pacifico questo. Ma però no, per la signora Murgia no, per la signora Murgia c'è un piano diverso per chi fa, dipende da chi fa le cose, dipende da chi odia. Odiare ti costa, ma dipende da chi sei, può darsi pure che è gratis. E quindi il potente prenderà la sua faccia, come ha fatto con mille altre facce di persone comuni che lo avevano criticato o sbeffeggiato. La metterà come bersaglio della reazione di migliaia di persone. Userà tutta la sua forza e lo farà dicendo che lo fa da padre, dandole della madrucata, dell'educatrice, inchiodandola a qualche plurale collettivo, tipo eccoli quelli che scendono in piazza a dire che il cattivo sono io. Così il diritto democratico all'irriverenza verso un potente. Il diritto democratico all'irriverenza verso un potente. Il diritto democratico all'irriverenza diventerà un'agonia per il debole. Un gioco a freccette, un massacro dove prenderle non sarà quello grosso, a prenderle non sarà quello grosso, ma ancora una volta il piccolo, trattato da un nemico aggressore come se una sconosciuta studentessa con 4.000 follower giocasse allo stesso gioco politico e mediatico di Salvini il senatore, Salvini l'ex ministro, Salvini il capo di partito, Salvini il comunicatore con 4 milioni di seguaci. Solidarizzo con l'ignota ragazza, così come solidarizzerei con chi grida buffone a un potente dal bordo di una strada identificata dalla Digos. Con chi appende uno striscione irriverente da un balcone e si sale i vigili del fuoco per levarglielo, o chi scende in piazza con un cartello di dissenso, sono altri casi. Cioè.
e si vede portato via dalla polizia. Odiare ti costa non vuol dire che l'antipatia, la rabbia e la beffa non possono essere espresse. Appunto. Significa che l'espressione del dissenso si esercita dentro un rapporto di potere dove non bisogna dimenticare chi è forte e chi... Ah, c'è un rapporto di potere. C'è un rapporto di potere, sì. Siamo la signora Murgia. Secondo la signora Murgia, se tu non sei, diciamo, il potente, puoi dire tutto quello che vuoi senza pagare nessun pegno. Cioè, non è, la ragione e il torto non esistono più. Esiste solo il numero dei follower che hai. Quindi se hai un numero di follower... Che poi tra l'altro, tutte queste cose qui che la signora Murgia dice... Dovrebbe dirle pure per la signora Boldrini, perché io, pure per la signora Boldrini, mi sembra che la signora Boldrini pure si metta a denunciare dei quisque de populo. A me, per esempio, la signora Boldrini mi ha bloccato su Twitter perché una volta le scrissi, mi ha bloccato su Twitter perché una volta le scrissi, lei mi si è il titolo del Tempo o del Messaggero, che avevano fatto un titolo su di lei, che adesso non mi ricordo, sto cercando di ricordarmelo e di cercarlo. Anzi, fammi vedere, adesso vado a cercare quello che le scrissi così mi ricordo. Come cazzo è il nick della Boldrini, attaccato o staccato? Underscore, senza underscore. Attaccato. Comunque, le scrisse che... Eccolo. Scrisse, loro fanno i giornalisti come lei fa la presidente della Camera. Semplicemente questo, cioè, nel senso, loro hanno fatto un titolo, Il Messaggero del Tempo, fecero un titolo su di lei, che lei non apprezzava, e evidentemente neanche io lo apprezzavo, tant'è che le ho scritto, loro fanno i giornalisti come lei, la presidente della Camera. Dicembre 5. Adesso devo uscire, devo copiare il link. Copiare il link, uscire per vedere che cazzo. Ok, deve essere un fatto inconscio. Insomma, se tu le dici che secondo te lei fa la presidente della Camera male, lei ti blocca. Cioè, tu dici tu fai la presidente della Camera male, secondo me, lei ti blocca. Ok, non c'è problema. Però vorrei dire una cosa. Qui c'è il
tra me che sono un quisque del popolo e lei che era presidente della Camera all'epoca, c'è un divario immane. A parte che non ho fatto nessun insulto, ho fatto solo una critica, cioè che lei fa il suo lavoro male, male, che tra l'altro è anche fattuale la cosa, perché il canguro, ce lo ricordiamo, lo fece lei. Polemiche sul fotomontaggio brigatista contro Salvini. Social e politici indignati. Tace solo il presidente Boldrini. Ah, lo chiamano il presidente per farle dispetto. Polemiche sul fotomontaggio brigatista contro Salvini. Ah, beh, fece un fotomontaggio con Salvini al posto di Aldo Moro, Salvini imbavagliato con sotto dietro lo sfondo delle Brigate Rosse. E poi polemiche sul fotomontaggio. Vabbè, non me lo ricordo. Comunque è influente, perché io quello che dissi era che quelli del tempo facevano male i giornalisti, come lei faceva male la Presidente della Camera. Senza l'ero, che il tempo, il messaggero sono delle cloache massime. E quindi, tra l'altro, all'epoca ci fu, all'epoca, in un'epoca precedente, ci fu anche una polemica in America su Donald Trump che bloccava le persone su Twitter. Allora qualcuno, qualche giornalista, si fece rodere il culo e disse: ma tu sei il presidente degli Stati Uniti, io da cittadino ho il diritto di poter vedere quello che cazzo scrivi, non puoi bloccarmi. Si fece una roba, fecero sta cosa, andarono al TAR di Minneapolis, di Washington, il TAR di Washington. Adesso lo cerco. Donald Trump blocks journalist TAR Washington. The Guardian. Donald Trump cannot block anyone on Twitter. Court rules. Quindi la corte ha detto che non può bloccare. Questo è un esempio, per dire. So che non siamo in America. Un giudice di New York dice che Donald Trump è presidenziale, non personale, e quindi bloccare la gente violerebbe viola il primo emendamento della Costituzione americana. Perché c'era il fatto che lui twitta da questo Real Donald Trump, che non è l'account, diciamo, istituzionale, ma è il suo, che c'aveva già prima, quando già aveva già prima. Quindi questa corte ha detto che anche se è il suo che aveva già primo, di fatto è presidenziale perché lui lo usa, quindi è da considerarsi istituzionale.
distretto di New York ha deciso che Donald Trump non può bloccare la gente su Twitter perché viola il primo emendamento dei diritti di partecipare in un pubblico forum. Il caso sta traducendo, alla bene e meglio, peggio. Il caso è stato portato davanti all'Istituto dei Cavalieri del Primo Emendamento al Distretto della Columbia, rappresentando sette intentatori di causa che sono stati bloccati dal Presidente. In questa decisione contro il Presidente, la Corte Point to paste. Ah, sottolinea nel suo sede. Vabbè, quindi che il suo account che aveva già prima, però siccome lui di fatto lo usa come presidente per fare i tweet da presidente, mentre che è presidente. E non usa quell'altro, allora di fatto quello è istituzionale. Vabbè, sti cazzi. Che cosa stavo dicendo? Ah, la signora Murgia, la signora Murgia. Che vuol dire ti costa, ma dipende. Può anche essere gratis. Poi la signora Cati La Torre, che è la promotrice di questo vuol dire ti costa, che ha raccattato la Murgia come testimone e altri, non so. Fa il suo tweet con la rifà, dove riposta la foto a sua volta. Condanna assolutamente un gesto del genere, non è possibile fare ciò, specie in un luogo pubblico. Fa finta che condanna la ragazza, poi dice: dormire in quel modo scomposto, dico, ah ah. Ah, l'ho aggiunto io. Vabbè. A parte non sta dormendo manco scomposto, sta dormendo con la giacca, poi dice, sta pure dritto, sta mezzo dritto, vabbè. È uno spasso, questa Katie La Torre è un cringe assoluto, veramente un mindfuck totale. Una social justice warrior da quattro soldi, veramente. Vabbè.